E anche oggi vi carichiamo il riassunto dei vlog giornalieri che abbiamo caricato sui nostri profili Instagram. Giornalieri. Più o meno, quasi. Cioè, se volete vederli, andateci a seguire. Salutiamo il follower Instagram della settimana. Giulio, grazie. Vi lasciamo il video, lasciate un mi piace, iscrivetevi, bla 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 bla. Condividete, bla. Ciao. Io veramente, ragazzi, non ho. Cioè, prima YouTube non va. Poi ci si rompe l'hard disk. E adesso non va Instagram. Impazzisco. Io adesso comincio a menare la gente a caso. Partiamo da uno. Vi insegno un trucco, e anche a te perché sono sicuro che non lo sai. È un modo per scoprire se funziona Instagram, se è possibile caricare foto. Tu basta che vai sul profilo di Justin Bieber, poi vai sulle foto in cui possono taggarlo e guardi se gli indiani continuano a caricare foto taggandolo. Guarda, 8 secondi fa, guarda, un altro indiano. Cioè, perché gli indiani caricano? Guarda, non lo so perché gli indiani continuano a caricare taggando Justin Bieber. Hello everybody, we are going to upload a picture to Instagram tagging Justin Bieber. Cioè, immagina il tuo profilo, ok? E i tag sono tutti indiani. A caso. Ma cos'è? Adesso faremo una cosa nuova. Si chiama torta in tazza. È la torta più facile e veloce del mondo. Ok. Beh, già questo mi piace. È un ottimo incipit. Questa è l'immagine, come vedete, sembra buona. Andiamo, andiamo. Non mi interessa. Cacao, tazza. Gazza. Farina, zucchero, lievito. Sì, ma è per il pane. Fa stesso. Abbiamo tutti gli ingredienti a parte l'uovo. Cioè, dai, l'uovo non è poi così importante, dai, parliamoci. C'era scritto di evitare di fare grumi. Cioè, guarda che schifo. Questo si trasformerà in una bellissima torta. È come i bruchi. Madonna, cos'è? Sono vermi. È una torta, va bene. Sembrano uova di insetto. Ascolta, la smetti? Ti pare che il cameraman di Gordon Ramsay faccia così? Fidati che una volta che esce da lì, sarai sorpreso. Detto sinceramente, sta roba mi sembra alquanto irrecuperabile, sai. Signori, ci vediamo fra 2 minuti. Monsieur e mademoiselle, benvenuti alla torta in tazza. No, no. Questo è merda di bebè. Cosa ne pensi dell'impiattamento? È inguardabile. Un momento così particolare, dove in ospedale non ci devi andare, mi mandate all'ospedale e avrete sulla coscienza. L'odore cosa ricorda? Cioccolatoso, dai, okay, almeno okay, quello okay. È già l'olfatto ti permette di arrivare verso la bocca. Ecco. Ma sentilo, ok? Che stai zitto, non deconcentrare. Copertone. Da 1 a 10? 1. È disgustoso. Metti la sveglia per le 7:10. Così siamo sicuri che ci svegliamo. Ehi, Google! Metti una sveglia per le 7:30. Così siamo sicuri che se ritorniamo a dormire dopo c'è un'altra sveglia. Da domani si inizia. Guardate, ora vi facciamo vedere il nostro piano di azione. Come diventeremo degli hard worker. Sveglia alle 7 a.m. Perché i veri productivers fanno così, parlano in inglese. Commentate con le probabilità che ciò accada. Domani vedremo. Ieri cosa ti avevo detto? Io ti avevo detto non svegliarti alle 7. Svegliati alle 8:30, 9:30, 10 anche. No, 7. Ci stavamo lamentando che non sappiamo cosa fare nel vlogazzo di oggi. Ecco cosa facciamo nel vlogazzo di oggi. Le mozzarelle! Le mozzarelli! I vlogazzi sono un casino. Cioè, fare vlogazzi potrebbe sembrare una cagata, ma non lo è assolutamente. Perché se voi immaginatevi filmarvi ogni giorno. L'altro ieri io ho passato tutto il giorno e la notte a editare. Cioè, che vlogazzo è io che edito? Guardate cosa siamo riusciti a fare nel 2020. È arrivata a questo. Ma se fa cagare. Fare vlogazzi fa un po' schifo, anche perché devi essere sempre intrattenente, no? Cioè, tipo adesso che mi stai sparaflesciando la luce, io in un giorno dove non faremo vlogazzi ti direi Dio buono, stai fermo! E quindi adesso capite il nostro problema principale, ovvero non saper cosa fare. Quindi... Sei pazzo? Era la polvere. Non voglio scuse!
La polvere. Fuori di casa! Quindi, se avete delle idee, prendetele e mettetevele nel c***o. Scrivetecele. Siamo disperati, aiuto. Sfida. Adesso, in questo momento, devi fare una thumbnail. Una roba che potrebbe essere usata come copertina del video. Vediamo. Sei creativi. Qualsiasi cosa, tieni su qualsiasi cosa e tipo fai quella faccia. Comunque voi ridete, ma questa è la mentalità dei youtuber. Quando tu sei youtuber e ti succede qualcosa di brutto, la prima cosa a cui pensi è: devo farci un video. Cioè, quando tipo a New York ti hanno cagato in testa, cosa ho pensato? Oddio, ti è caduta la mozzarella. Dobbiamo farci un video. No, vabbè, ma questo... No, top 5 cose più tristi della vita. No! Hai usato brutta puttana. Adesso Frederick ci delizierà con i suoi trick shot. Questo è il peto evaso. Cidina, vecchio, quanto è grossa. Apri la finestra, apri la c***o di finestra. E via responsa. Se non sei fuori quando torniamo, te la vedrai con me. Attenzione, dai, rispondi. Pronto? Ciao. Sì, ciao, chi è? Solo mi conosce, ti conosco. Eh? Scusa, cosa vuol dire? Vuol dire che sei fat. Eh? Ah, non scherzo. Ma sei Andrea? Che cazzo? L'ho messo giù. Vecchio, ma che cazzo fai? Ma che cringe! Ma perché volevo che lui pensasse che io non fossi io. Ah! Ti volevo solo dire che fanno un botto ridere i tuoi video. Ma non ho capito. Chi ti ha dato il mio numero? All'inizio la roba di Andrea era fatta apposta per farti pensare che non ero io, ma a quanto sembra non funziona. Quindi... Quindi sti cazzi. Ma se ci stai anche mando, porca troia. Ti prometto una cosa. Non sono gay. Come potete vedere dall'immagine qua, abbiamo appena creato un profilo TikTok ufficiale di me e mio fratello messi insieme. Quindi andateci a seguire, mi raccomando, molto importante. Vi dico solo che chi ci seguirà probabilmente comparirà in un video futuro. Spoiler. Adesso Frederick ha un esame universitario e si sta cagando addosso. Devo mostrare la carta d'identità, devo fare... Ma cos'è? I prof dell'università non ti devono vedere. Ma io abito qui. Ma cosa vuol dire? Non devi entrare in stanza, sennò dicono cosa ci fa lui. Oh, stai copiando. Allora io entro e farò striscio per terra. Ma perché non possono vedermi? Perché magari ti vedono e fanno chi è? Ti sta aiutando. Ti dico una parola, watchdog. Ma ascoltami, prova a spegnermi il computer. Devasto. Vecchio, no. Devo farlo. No. Devo farlo, no. Devo. No. È per i vloggazzi. Ma c***o, ma... per il culo dei vloggazzi. Ok, adesso devo passare nella stanza. Stai chiamando quelli del mio corso. Zitto. Buongiorno, serve che ti mostri con un documento di identità. Muovi, levati dal c***o. Ti prego, puoi muoverti. Non so che stai aspettando che mi chiami. Ce l'ho fatta. La situazione è seria, ma c'è un problema. Un problema di mancanza. Un problema di pulizia. Un problema di carta igienica. È finita tutta. E in questo momento io chiamerei Frederick e gli direi: ehi, portami della carta igienica. Ma sta facendo un esame. Vi tengo aggiornati, perché so che vi interessa un sacco come farò a pulirmi il culo. Dopo un'attenta analisi della situazione, mi sono reso conto che l'unica cosa che posso effettivamente fare è farmi la doccia. Non c'è altra soluzione. No! Adesso l'asciugamano. No! È freddo, cazzo! Missione riuscita. Allora abbiamo deciso di utilizzare quella roba lì, che è un pezzo di cartone messo su una scala. Benvenuti nell'NBA. Questo sia stato il punto più triste della storia. Ragazzi, minchia. Ha rotto il cestino. E io non ho parole. Ogni volta un danno, cazzo. Giocando a basket abbiamo dovuto aprire la scala e adesso non riusciamo più a chiuderla. Un disastro dietro l'altro. Pazzesco. Cioè, questa può essere veramente una serie TV.
Tre idioti e una scala. Mentre cercavamo di mettere a posto la scala, Fred si rese conto che il problema era che c'era una parte completamente piegata. Mi sono appena reso conto che forse abbiamo storto il ferro, ma non devono scoprirlo. Dopo una seconda revisione del video, anche io mi rendo conto del problema e soprattutto di come è successo. Guarda con che potenza che l'hai piegato. Dopo aver cercato in tutti i modi di aggiustare quel dannato pezzo storto ed essere venuti a conoscenza del costo di una stupida scala, abbiamo deciso di confessare il tutto. Abbiamo provato, ma cioè abbiamo capito che è storto questo. L'avete rotto anche quello. Abbiamo storto. Avete fatto rompere anche questo. Cioè oggi è allora rotto il contenitore della plastica. Rotta. Cioè, vi ho dato due cose da fare rotte. Nel video che è uscito oggi riguardante i life hack, abbiamo visto questo scherzo. La mia idea era quella.